21 giugno 1989, c'è cioè l'attentato fallito contro Giorgio Falcone alla Daura. Si sta riaprendo l'inchiesta, c'è l'ombra di inquietanti presenze. Credo che sono stato il primo a pagina 163 del libro. Infatti sì, c'è ancora questa... prima, non da togliere al bravissimo Bolzoni, ancora prima ho detto che c'è un'indagine in merito e sono stato di fatto un po' strigliato. Oggi cosa potrebbe dire di più di questa vicenda? No, credo che insomma sarò interrogato anche oggi alle 16.30 a Palermo da tutta la procura di Caltanissetta. Ben 7 pm, per cui credo che sia anche rispettoso nei confronti dell'indagine. Mi sembra che già il mio atteggiamento troppo loquace, anche spesso criticato dalla procura, anche ogni volta cerco di giustificarmi che è difficile far vincere il pregiudizio, per cui cercare di sdoganarmi io come personaggio pubblicamente, cerco di non dico far capire perché capiscono ben meglio di me tutte le cose, ma cerco di trovare una ragione nel fatto che se lo faccio è anche per aiutare quella che è l'accreditamento presso la società civile della mia immagine come persona e non come figlio di. Cerco di, non dico di lavorare a questo, un riconoscimento della persona e non della discendenza, credo che mi sia quantomeno dovuto e sia qualcosa a cui dovrei poter quantomeno aspirare. Ieri c'è stata la consegna della SIM, ha a che fare con il signor... Sì, però va precisato, allora, che ieri non è stata consegnata la SIM contenente i famosi numeri, perché potrebbe sembrare che allora la SIM che era sparita l'avevo io, perché la SIM è stata sequestrata dalle autorità inquirenti presso l'abitazione mia esattamente il 7 giugno del 2006, nel momento in cui la stessa procura, con altre figure diciamo non meno rappresentative, non spetta a me, espletavano un ordine di custodia cautelare accompagnato da una perquisizione, per cui la SIM venne sequestrata in quell'occasione. In quell'occasione fu acquisita agli atti, poi di fatto non è stata più ritrovata né agli atti del mio processo né anche dopo un attento lavoro fatto dai magistrati in merito. Cosa era? Non è la novità, è che siccome custodivo con me questo telefonino, che a differenza di tanti telefoni, come spesso capita, che con la frenesia diciamo dei giorni nostri, che il nuovo modello ti fa sì che accantoni quello vecchio, questo rappresentava un regalo, una marca un po' più ricercata, Bang & Olufsen, che mia moglie ebbe a regalarmi nel 2004-2003. Per cui non mi sono mai disfatto di questo oggetto. L'altra volta, mettendo una SIM card per vedere, per far vedere a mio figlio perché c'ha uno sportellino elettrico, il funzionamento, mi sono reso conto che ancora tutta la rubrica era intatta e che la stessa, pensavo, dovesse essere, come normalmente accadeva, trascritta alla procura, visto che questo telefonino era stato per un anno in mano alla procura, ma pare che qualche inquirente, certamente non nella procura perché non è compito. Questo telefono è un Samsung? È un Bang & Olufsen. Perché le spiego, noi abbiamo fatto un post ieri, abbiamo pubblicato la notizia e c'è stato un commento che dice: mi sono informato presso un esperto di telefonini, a quanto parte la Samsung ha inserito la funzione copia tutti nei suoi telefonini solo da tre anni circa a questa parte, 2007, era una delle carenze note dei vecchi modelli Samsung. Quindi qua si dice non poteva essere che un telefonino di quell'anno poteva avere questa... No, sono stato io che riportavo i numeri interessanti dalla memoria. Quindi... Sì, perché i telefoni a suo tempo potevi usare una memoria del telefonino o la memoria della SIM. Però siccome mi interessava avere una memoria, ho trascritto quelli che erano i numeri più importanti con i nomi. Capitava, a sua volta in effetti si faceva così, si vedeva la SIM, ci si prendeva un pezzo di carta, perché non essendoci le funzioni si ci scriveva tutto, e così ho fatto. E comunque, credo non so se era copia SIM, ho visto che erano riportati tutti i numeri. Siccome lo telefonino mi è stato sequestrato allora, potranno distinguere bene dei mail, perché è stato sequestrato allora ed è la stessa apparecchiatura. La procura ha potuto riconoscere lo stesso apparecchio, per cui credo che non sia mio compito contraffare o omettere le prove. Lo vede che cosa più strano? Che i lettori si soffermano su quelli che è il mio atteggiamento. Non ci si sofferma perché la SIM è sparita. C'è una rassegnazione palese a questo sistema. Cioè Massimo Ciancimino adesso c'ha il telefono. Perché pensa che succede questo? Perché fondamentalmente per questo tipo di sistema, che ormai c'è una rassegnazione verso l'inconsueto e verso la normale, che per assurdo, a Palermo la normalità è anormalità in certe cose, il rispondere è anormale, il non rispondere è prassi, rassegnazione. Lo vede il lettore, giustamente dice: Massimo Ciancimino perché non l'ha dato prima, perché? Ma non c'è un blogger che dice: ma dov'è una SIM che viene sequestrata? Com'è che un foglio di carta riportante il nome di Silvio Berlusconi viene ritrovato dopo 5 anni da Ingroia e per giunta per metà? Ma dove, in che cassetto era? Su questa no, c'è una rassegnazione da parte della società civile che
lascia a volte un po' stupefatti. Il suo lettore giustamente ha detto, io mi ricordo come funziona, si scriveva tutti i numeri e poi si usavano e si mettevano la memoria, perché poi che succedeva? Che tu volevi usare la memoria delle SIM e non potevi mettere in memoria nuova, per cui ti ricopiavi i numeri più importanti. E comunque la magistratura sarà a valutare poi quella che è la genuinità. Comunque, ritornando a quella che è stata la sua domanda iniziale, poi è stata consegnata da me una SIM che mi era stata messa a disposizione da uomini, ritengo, legati a personaggi dei servizi per cercare di eludere i controlli e poter dialogare con me nel momento in cui, nel periodo in cui ero sottoposto a misura cautelare. La stessa SIM è stata riconsegnata intatta, ancora sigillata, perché non ho avuto usufruire di questo, anche perché credetemi, veramente la misura cautelare ne avevo paura, l'ho vissuta veramente male, sicuramente l'ultima cosa mia, infatti mi è stata anche riconosciuta di averla espletata nella migliore dei modi, anche perché in effetti c'erano tante di quelle cimici che a casa mia, che se avessi voluto o intrapreso un'attività non consona a quella che era il dispositivo, credo che non sarei qui a parlare. Cioè, la rivista settimanale in cui c'è di profilo la foto del signor Franco, qual è questa rivista? Credo che non è l'unico che mi ha fatto questa domanda, credo che anche i colleghi, altri suoi colleghi mi hanno fatto. Credo che questa notizia è qualcosa che debba rimanere al momento. Cioè, è prevista già una data di consegna di questa rivista? O? Ma non è che non c'è, poi deve essere consegnata nella sua originalità, c'è una serie di... Non sono io che mi sottraggo, una serie anche di... Ci sono degli step per questa... Degli step che devono essere fatti anche insieme alla magistratura, per cui poi non voglio scendere nei particolari, insomma, non sottraggo niente a quello che... Un'ultima domanda, torniamo in quella macchina del tempo. Quella volta siamo tornati al barbiere. Spero che sia più comoda di quella blindata, perché mi creda che non è facile. Questa volta torniamo al momento in cui hai deciso di cominciare questa narrazione, questi racconti di suo padre. Rifarebbe le stesse cose? Non lo so, sinceramente non lo so. Le dico che in questo momento sto scrivendo un libro che è triste, ma l'editore mi dice, ma perché sto titolo? Che si chiama La scelta sbagliata. Non so se ne vale la pena, l'ho detto tristemente, credo l'ho scritto forse nel vostro blog l'anno scorso, proprio all'inizio, che per adesso siamo a 7 su 10 che mi dicevano chi te lo fa fare, ne vale la pena. Oggi siamo a 10 su 10. Oggi se io devo prendermi un caffè a Palermo, se voglio andare in un posto tranquillo me ne devo andare al bar della procura. Cammini e la gente sputa per terra quando cammini, non so se ne vale la pena. Questa città accoglie benissimo con l'indifferenza di sempre come... E chi è condannato a 5 anni, tant'è la certezza che non costituisce nessun impedimento che si festeggia quando si ha una condanna a 5 anni. Ahimè, io ho pianto per 3-4 giorni quando mi hanno condannato a 5 anni, credo che era una cosa che volevo, cercherò sempre di cambiare, ma riguarda un'altra inchiesta. Però è questo, non so se vale la pena stare lì a discutere, a doversi difendere. Non sa quanta gente poi, anche perché è convinta sicuramente, come molta gente mi dice, ma perché non te ne vai a Miami con tutti i soldi che te ne stai lì, ti godi la vita, ma chi te lo fa fare, perché non te ne vai a Parigi, perché non vai a vivere a Roma, ma sei un pazzo. E queste sono le frasi che mi sento dire ogni giorno da chi meno male frequento, da quelli che sono i miei pochi amici rimasti. Ma chi te lo fa fare, ma te ne vai a vivere a Monte Carlo, ti fai i fatti tuoi, perché ti devi fare nemici come questi soggetti, perché mi sembra che il mio livello delle inimicizie non è che, diciamo, è ininfluente. Mi sembra che dal momento in cui ero stato chiamato a rendere testimonianza in un processo come quello dell'Uti, le più grosse penne, si è scatenato un polo mediatico, sia privato che pubblico, si è mosso contro di me. Ahimè, senza contraddittorio, non posso scordarmi trasmissioni come Porta a Porta, dove autorevoli penne come Minzolin si lasciavano a sfoghi su quelle che erano le mie reali motivazioni. Non sono mai stato chiamato neanche a contare. Ma lei lo chiese di essere chiamato? No, io non posso imporre. Io credo che sia, visto che anche questi attenti giornalisti sono sempre lamentati in altre trasmissioni come debba essere presente qualcuno della controparte, credo che poi è ben al solito andare a cercare le pagliuzze negli occhi degli altri senza poi giudicare quello che sono, né il mio avvocato né nessuno che poteva anche rappresentare, perché in quel momento credo che nel mio lungo silenzio di un mese e mezzo, non ho voluto fare né dichiarazioni stampa, né ho voluto fare interviste nel rispetto di quello che sono stato anche io. In quel momento io stavo rendendo dichiarazioni presso la Corte
di Palermo, dove si celebrava il processo a Mori e Ubino, nel rispetto degli imputati, imputato come sono stato anch'io, nel rispetto proprio di quelli imputati, pensavo e penso tuttora che nel momento in cui, finché non si concludeva l'esame dei testi, non era opportuno che io rendessi dichiarazioni alla stampa. Ma in quel periodo sono stato massacrato senza poter rispondere per la mia scelta di rispettare anche il ruolo che avevo.